Chi è Jacopo? Chi è Jacopo? Jacopo è un ragazzo di Colleferro, nasce a Colleferro in un paesino vicino a Roma, insomma. Jacopo è un, prima di tutto è un sognatore. Un sognatore è una persona che ama prima di tutto la vita, ama il proprio, la propria musica, ama la gente. Ama le persone, è una persona che ha sempre cercato di costruirsi da solo. È una persona che, io adesso parlo in terza persona, però in realtà è così. Insomma, Jacopo è un pianista, è professionista, che l'ha sempre voluto, l'ha sempre cercato, ha sempre studiato per farlo. E quindi sono un musicista a 360 gradi. Vivo per questo, faccio tanti sacrifici, ne ho fatti e ne farò per la mia musica, per la musica in generale. Sono un turnista, quindi sono un freelance, musicista freelance che suona, diciamo, in vari contesti nel panorama italiano e internazionale con svariati artisti come Giorgia, insomma, e molti altri, e anche in orchestre televisive. E, insomma, per citarne alcune, insomma, Sanremo, come è stato l'anno scorso e come sarà, spero, quest'anno, programmi TV altre cose. Quindi ho sempre cercato in tutti i modi, con tanto sacrificio e tanta, come si dice, tanta caparbietà, di fare questo mestiere, e piano piano, insomma, sto cercando di portarlo avanti sempre meglio e sempre più su. Quando ti nasce l'idea di prendere un pianoforte? Guarda, racconto questo aneddoto. Allora, io provengo da una famiglia di appassionati di musica. Mio padre ha studiato in una scuola di Roma batteria, un batterista, devo dire, anche molto bravo. E diciamo che la sua... come dire, la sua voglia di trasformare i suoi due figli, che sono io e mio fratello, era quella di farci diventare tutti e due batteristi. Quindi noi nasciamo, sia io che mio fratello Matteo, come batteristi. E a 2 anni, 3 anni abbiamo preso le bacchette in mano, quindi le lezioni da papà, abbiamo fatto fino all'età di 7-8 anni, lezioni, e quindi consigli, cose, guardavamo, andavamo a vedere mio padre che suonava in giro con i gruppi, con le varie band, e quindi era anche una bella passione. Io volevo diventare un batterista, era a tutti gli effetti. Successe che però facemmo un capodanno a casa, perché io avevo 7 anni, più o meno così, successe che un amico di mio padre, musicista anch'esso, portò una tastierina a casa per fare un po' di musica, per stare un po' in convivialità, nella maniera, insomma, per stare insieme, no? E un bicchiere tira l'altro, questo amico di mio padre disse: guarda Maurizio, me la vengo a prendere tra qualche giorno, e mi vengo a prendere la tastiera tra qualche giorno, e quindi la lasciò a casa mia. E da quel momento io avevo completamente dimenticato la batteria e andavo tutti i giorni lì a cercare di capire come funzionasse quei tasti bianchi, quei tasti neri, cercavo di riprodurre qualcosa. E presi mio padre all'età di 7 anni, così gli dissi: papà, guarda, non ti offendere, anche con una certa maturità, gli dissi: papà, guarda, voglio suonare il pianoforte. E lui prese questa mia richiesta in maniera positiva, e mi disse: va bene, però mi devi fare una promessa. La promessa è che se hai deciso di imparare a suonare il pianoforte, lo fai nella maniera più assoluta, seriamente. E quindi mi mandò a lezione da una insegnante privata che, tra l'altro, è diventata il primo direttore d'orchestra in Italia donna, che saluto, Mirka Rosciani. E facemmo le prime lezioni. Lei chiamò mio padre e disse: Maurizio, ti devo due notizie, una bella e una brutta. Dice: sì, ok, dimmi quella bella. La bella è che tuo figlio
ha una bellissima manualità sul pianoforte, vola, è molto, molto predisposto allo strumento. Ok, e la brutta qual è? La brutta è che devi comprare un pianoforte vero. e quindi con molti sacrifici, insomma, acquistarono questo pianoforte che ho ancora a casa dai miei genitori. E così è nata tutta la mia storia. Hai suonato per tanti artisti, però sì. Tantissimi. Io ho visto la lista, c'ho la lista qui avanti, veramente da Anastasia Cocciante all'ultima che stavi dicendo. E guarda, partendo, quella che ti ha dato più emozione, comunque vada più sensazioni, qual è? Allora, diciamo che quando si fa una trasmissione televisiva, partiamo da questo presupposto qua, quando si fa una trasmissione televisiva si ha sicuramente un'emozione diversa da quando si fa un tour, quindi c'è una vicinanza diversa con l'artista, ma ti posso garantire che, per esempio, quando ho avuto il piacere di suonare con Anastasia, per la trasmissione con Bonolis Music, mi ricordo che avevo la pelle d'oca alta così, perché lei ha una sensibilità musicale, una padronanza della voce assurda, e gestire quel tipo di emozione là, suonare insieme a lei, accompagnarla al pianoforte, è peso, insomma, ha una sorta di importanza per un musicista molto importante. Però secondo me l'artista che mi ha dato più emozioni fino ad oggi, a livello empatico, a livello sul palco e fuori anche dal palco, perché insomma adesso è nato anche un bel rapporto, è con Giorgia. Giorgia è la numero uno in assoluto. In assoluto. E l'emozione che provi sul palco quando tu suoni e vedi la gente sotto che salta, comunque canta, piange, ride... Qual è? È una sensazione strana, devo dire, perché quasi non la percepisci in un certo qual modo, ma ti arriva, perché vabbè, noi abbiamo una sorta di monitoraggio sul palco, che siamo abbastanza chiusi, no? Anche nelle orecchie siamo abbastanza chiusi, perché ci sono molti rientri dal pubblico, cioè sentire strillare 80.000 persone fa impressione, magari quando sei su un palco, cioè senti molto di più la gente che magari quello che è in cuffia, ok? Quindi abbiamo questa predisposizione ad essere molto chiusi, perché dobbiamo creare una sorta di ambiente quasi asettico, cioè a livello di audio, perché se ci arriva una botta possiamo andare anche fuori armonie, possiamo sbagliare, quindi ci dobbiamo preservare questo tipo di cosa. Però è un'emozione incredibile vedere le persone che... Cioè, immedesimarsi in un artista, capisci che quando ci sono, non so, 30.000 persone che cantano tutte all'unisono lo stesso brano dell'artista che sta cantando, è impressionante. È una botta incredibile, fa veramente paura. È una paura bella, ovviamente. Un consiglio che daresti a un ragazzo nel mondo in cui ha l'intenzione di suonare il piano? Allora, io il consiglio che gli do sicuramente di perseverare. Allora, il discorso è questo, che adesso, al giorno d'oggi, abbiamo un'accessibilità molto, molto rapida a tutto, no? Tramite social, tramite YouTube, tramite... tutto quello che il mondo che va a 100.000 all'ora cambia, e quindi il ragazzo che si approccia ad imparare uno strumento sicuramente ha mille informazioni e mille obiettivi che vuole raggiungere, però non riesce a capire quale e come, no? Molti allievi, ho avuto molti allievi che mi dicevano: io guardo un tutorial su YouTube e riproduco esattamente quello che fa quel ragazzo su YouTube. Non è così, cioè il discorso è: bisogna imparare, se si vuole seriamente imparare a suonare uno strumento quale il pianoforte, ma questo vale per tutto, se si vuole imparare una lingua nuova, se si vuole, insomma, molta pratica, molta perseveranza, e poi non abbandonare alla prima difficoltà, perché ce ne saranno milioni.
Io ad oggi studio ancora oggi 5 ore al giorno, 6 ore al giorno, quando posso. Adesso finisco con te, devo finire di fare una registrazione e poi mi metto a studiare, magari studio fino alle 11 di questa sera. È così, questa è la mia vita. Fare tante registrazioni al giorno, ma poi ancora ricordiamo che la musica è cultura. Assolutamente. La musica è cultura, la musica è vita, la musica è comunicazione. E quindi per questo, soprattutto in questo periodo, non si deve fermare. Io vorrei fare un appello veramente a tutti quanti i miei colleghi, alle persone che magari mi dicono: ah, aspetto di che finisca il virus per ricominciare a studiare, aspetto che finisca il virus. Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere quando finirà questo periodo. Abbiamo un punto interrogativo grosso, gigantesco davanti a noi, non si può. Quindi bisogna continuare a inseguire quello che stiamo facendo, quello che facciamo tutti i giorni, e crederci. Perché la musica, prima di tutto, non si può fermare. Senza musica non, è un po' come le api, no? Se non ci sono le api, si dice che muore il pianeta. La musica è più o meno la stessa cosa. E poi io penso che dobbiamo assolutamente credere che questa cosa possa tornare al più presto, per farci ritornare, perché per noi è linfa vitale suonare dal vivo. Suonare dal vivo è proprio linfa, è vita. Quindi io penso che, insomma, sono abbastanza positivo nella maniera ottimista, eh? Non positivo in quella maniera là. Ottimista. E sì, guarda, sì. Io penso, tra tante domande, le domande assurde che ti possono fare, io a questo punto ce ne metterei un pochettino una. Un po'. Ti trovi davanti al piano, sì, chiudi gli occhi, e sì, parti con una, non una canzone che conosci, un accordo che ti viene in mente, con quali note parteresti? Ah, beh, io diciamo che ognuno di noi è un po' come i colori, no? Ha delle note preferite, diciamo che sono le zone di comfort, ok? E le mie note di comfort, quelle che mi danno benessere, mi danno anche fiducia, mi danno anche giovamento e tutto quanto, sono, partirei con tre note, proprio un semplici do diesis, fa, e poi con un sol diesis, però l'ottava sotto. Partirei con queste tre note qui e poi da lì comincerei a viaggiare un po', a costruire altre cose. L'idea nasceva dal fatto, se ricordi il film Il pianista sull'oceano, quando Novecento si mette a suonare e vede quella ragazza passare all'oblò e lui inizia praticamente a fantasticare, e soltanto vedendo lo sguardo della donna. Ecco, e questo mondo mi nasceva così. E la domanda più assurda che ti hanno posto? La domanda più assurda che mi hanno posto è se ho mai avuto un rapporto sessuale con l'artista con cui ho lavorato. E chiaramente non lo dirò mai. No, scherzo. No. Non, sono domande un po' scomode, non si può dire. No, scherzo. Certo, un po' fantasia hanno avuto. Quindi no, mi hanno fatto tante domande strane. Una di queste è questa che ti ho appena detto. Mi hanno chiesto... Beh, me ne hanno chieste tante, non me le ricordo, comunque me ne hanno fatte tante. Dario Faini, che era Dardust. Dardust, come no? Siamo molto amici con Dario. Abbiamo lavorato a Sanremo quest'anno, insomma. Sì, oltre che di Ascoli, quindi è la mia città. Sì, io so. Quindi, so bene. L'abbiamo sentito diverse volte, quindi... Dario è un grande artista, ho molta stima di Dario Faini. Quest'anno a Sanremo abbiamo avuto una bella collaborazione. Una bellissima collaborazione. Lui portava Elodie e portava, non mi ricordo, un altro paio di artisti, però comunque puntava su mi ricordo su Elodie. Ci fu una situazione che adesso non posso raccontare, però è stato un bello scambio musicale, insomma, culturale, bellissimo. Molto bravo, un grande artista. Ho molta stima di Dario e sono contento per la sua carriera. Anche noi siamo contenti per Dario. Sì.
perché lo merita. Sì, quindi, è vero. Sì, sì. Saluto tutti gli amici di Sport Piceno Game. Saluto te Pietro, ti ringrazio molto per questa intervista, ti ringrazio tanto, speriamo di vederci presto anche dal vivo, magari che magari finiscono queste restrizioni, finiscono tutte queste zone gialle, verdi, rosse, bianche. E niente, grazie ancora infinitamente per questa intervista, per questa nostra chiacchierata e niente, a presto. Noi invece ti auguriamo buona giornata, buon lavoro, perché grazie. Il tuo lavoro inizia adesso ancora, ci avrai sicuramente altre ore da fare. Grazie. Quindi, poi riprenditi bel riposo e, perché domani mattina bisogna riniziare di nuovo a suonare. Assolutamente. Viva la musica! Sempre! È l'anima, l'espressione dell'anima. Grazie. Grazie mille. Buona serata! Ciao Pietro, ciao, a presto Pietro.